A questo importante momento per le infrastrutture lombarde erano presenti il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, l'assessore alle infrastrutture Maurizio Del Tenno e il sindaco di Morazzone Matteo Bianchi. Sentiamoli. Assessore Del Tenno, oggi è una giornata importante, finalmente questa galleria è completa. Sì, un segnale dopo l'altro, una grande soddisfazione per tanti sacrifici che sono stati fatti nel tempo da chi mi ha preceduto. Oggi noi l'onore ovviamente di essere qui. Una festa, non dimentichiamola, una festa dei lavoratori, di quante persone hanno messo il loro tempo, la loro passione, il loro lavoro in questa opera fantastica che solo potendo entrare, essere qui a piedi, a passeggiare, uno si può veramente rendere conto non solo del tipo di lavoro, ma dei sacrifici che vengono fatti. Creare opere così importanti in questo periodo di crisi è difficile. Come fate a trovare i fondi e come riuscite ad andare avanti? Con passione, innanzitutto la volontà, la determinazione dei lombardi, questo è il nostro motto. Noi dobbiamo, l'abbiamo detto, certamente una volta sarebbe stato semplice affrontarlo nella sua completezza. Oggi dobbiamo fare un passo dopo l'altro, è la politica dei piccoli passi che però deve portarci ad ottenere il risultato finale. Finire tutte le opere e anzi oserei di più cominciare a guardare anche oltre e capire a cosa può servire alla Lombardia del futuro. Tante infrastrutture anche per il dopo Expo, che ne si è fatta lei? Beh, guardi, in generale noi dobbiamo investire molto non solo nelle infrastrutture stradali ma anche ferroviarie. Io penso al secondo passante, a tanti ampliamenti, è fondamentale, si sta ampliando sempre di più questo trasporto, l'abbiamo raddoppiato negli ultimi 5 anni, arriveremo a 1 milione di utenti giornalieri, è proprio una Lombardia che si muove. Quindi dobbiamo guardare alle infrastrutture nella propria completezza, ma non ci fermiamo qui. Io credo che adesso il passaggio dei trafori, cioè nuovi collegamenti, non solo con le regioni vicine, ma anche con la vicina Svizzera, io credo che sia all'ordine del giorno. La vicina Svizzera, l'Arcisate Stabio, che fine farà? Arcisate Stabio si fa, si farà, un accordo l'abbiamo detto difficile, a cui abbiamo lavorato molto, l'abbiamo detto. Regione Lombardia non ha competenza diretta, ma tutto quello che è in Regione Lombardia ci interessa. Siamo intervenuti, credo con discreti risultati, l'accordo è ancora, diciamo così, vulnerabile, ma la determinazione nostra nell'andare a finire in tempi brevi questa infrastruttura c'è e quindi per questo si farà. Con il Veneto ci sono problemi sui treni, loro ne hanno tolti alcuni tra Lombardia e Veneto, si può fare qualcosa per migliorare questa situazione da questa parte? Abbiamo abbattuto le barriere, quindi abbiamo ovviamente cercato di collaborare fino in fondo. Quando abbiamo visto che i nostri vicini veneti avevano difficoltà e non riuscivano, siamo intervenuti noi. Questi treni li farà Regione Lombardia con un investimento di oltre 2 milioni e mezzo di euro e in più ovviamente vuol dire altri treni da mettere a disposizione, ma è questa la Lombardia che vogliamo, cioè non fermarsi davanti ai problemi, trovare le soluzioni e insomma speriamo che problemi ce ne siano sempre di meno, in modo che i fondi li potremo utilizzare ovviamente per investire sul futuro. Quest'opera lei l'ha seguita sin dall'inizio, anche quando era assessore? Sì, ed è un privilegio raro per chi ha responsabilità amministrative e politiche vedere un'opera nascere, vederla crescere e arrivare quasi alla fine. È un po' come un figlio per me quest'opera, l'ho visto in fasce e lo vedo adesso che sta arrivando a conclusione. Credo che questo sia un simbolo. Un simbolo del fatto che nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, quando si lavora insieme le cose si possono fare. Ecco, un'opera che si conclude in un momento come questo è la conferma che le istituzioni sono, fanno il loro lavoro, le imprese hanno la loro capacità realizzativa che non è venuta meno, il sistema finanziario continua a investire risorse nel nostro paese, nella nostra regione. Ci sono tanti significati simbolici dietro la galleria della Pedemontana di cui cade il diaframma e spero che sia il primo di tanti diaframmi da far cadere nel tempo a venire, anche per recuperare tutti un po' più di fiducia. Oggi come padrone di casa è una giornata importante perché questa galleria finalmente ha visto la luce. Sì, a Morazzone abbiamo anche la galleria da quest'oggi, un'opera attesa per eliminare il problema di natura di intasamento viabilistico e soprattutto di sicurezza dove la SP57 purtroppo ha causato molti problemi in questi anni. È un'opera che ci auguriamo prosegua nel secondo lotto per arrivare fino al confine con il Canton Ticino, alla dogana di Gaggiolo e Stabio.
è un'opera veramente necessaria che guarda verso nord e che finalmente, e con il rispetto soprattutto dei tempi, quest'oggi siamo qua a inaugurare un passaggio importante per la realizzazione di quest'opera.